Vittorio, nel tuo ultimo lavoro, Il Tesoro d'Italia, tu conferisci un'importanza assolutamente particolare ai tesori custoditi dal Cilento. C'è un filo conduttore tra le opere che sono state oggetto della tua ricognizione o si tratta di testimonianze episodiche tra loro non comunicanti? No, questo qua è, diciamo, il primo volume di un'opera quinquennale, perché mi pare di capire che durerà 5 volumi, essendo una storia dell'arte organica, con una selezione inevitabile di autori, ma in cui ci sono tutti gli autori fondamentali, come si dovrebbero leggere nella storia dell'arte per le scuole. Alla fine abbiamo convenuto di fare 5 volumi, di cui questo è il primo. Quindi sono arrivato a metà del 400, adesso andrò avanti fino a metà del 500, poi andrò avanti ancora fino a Caravaggio ed oltre, insomma, per arrivare al 900. Ora, questo libro, non so se è anche il prossimo, ha due introduzioni, una di Michele Ainis, che parla di alcuni principi generali, il valore costituzionale dell'arte come identità dell'Italia. E poi un'introduzione mia in cui io dico il piacere di scoprire, di vedere luoghi d'Italia dove ci sono continue sorprese. E allora, tra i luoghi che cito, ci sono alcuni luoghi dell'Abruzzo o della Basilicata che hanno dei presidi come Santo Stefano di Sessanio particolarmente significativi, e poi il ricordo di luoghi del Cilento che avevo visto qualche settimana prima di scrivere l'introduzione e che mi avevano, a partire dalla casa di Giambattista Vico, dove lui è stato a Vatolla, una serie di stimoli suggestivi che non riguardano propriamente soltanto l'arte, ma riguardano il paesaggio, la conservazione delle chiese. Oggi ho visto la chiesa di Policastro, che meritava anch'essa di essere citata, per cui diciamo che in un'introduzione uno si prende delle licenze, nel senso che il resto del libro è costruito secondo un percorso molto rigoroso che da Cimabue arriva fino a Crivelli, quindi indicando tutti i pittori e gli artisti e gli scultori anche più importanti. L'introduzione è una divagazione sopra il viaggio in Italia in cui io mi soffermo sul Cilento, effettivamente dando al Cilento un rilievo particolare, ma questo fa parte appunto della sezione estemporanea che rappresenta un prologo, un'introduzione. Senti, nella conferenza che tu questa sera qui a Sapri hai tenuto, hai evocato l'articolo 9 della Carta fondamentale della Repubblica, che è la disposizione con la quale si riconosce il valore indisponibile del paesaggio Certo. e se ne riserva l'amministrazione direttamente in capo allo Stato, così preservando che il potere possa essere delegato ad articolazioni territoriali come sono poi state le regioni e poi le province, e come poi è accaduto per esempio in Campania, dove questa facoltà è stata addirittura subdelegata ai comuni. Quanta importanza ha che lo Stato si riappropri nella pienezza e nella massima estensione delle sue prerogative in tema di tutela del paesaggio per l'avvenire d'Italia? Essendo la prima parte della Costituzione, credo che non verrà alterata. Quindi fino ad oggi abbiamo semplicemente un difetto di interpretazione e un'omissione di atti d'ufficio da parte di magistrati e da parte di amministratori relativa a quell'articolo che invece imponeva un rigore che è stato soprattutto smentito in due fasi. La cementificazione dell'Italia in tempi in cui il boom economico sembrava indicare chissà quale sviluppo sia edilizio che industriale, e poi più grave negli ultimi 10 anni con l'introduzione della falsa energia pulita che ha portato a disseminare paesaggi meravigliosi di fotovoltaico e di eolico senza che nessun magistrato battesse ciglio prima che io mi incazzassi come una belva facendo una battaglia che qualche risultato ha avuto. Ma quello che stupisce di più è la reazione di alcuni amministratori rassegnati o addirittura esaltati, come un assessore all'industria o al paesaggio o all'ambiente della regione Puglia, che teorizzava in polemica con me, ma oggi non è più d'accordo neanche il presidente Vendola con lui, sul fatto che occorresse
rinunciare a della bellezza del paesaggio per l'energia eolica e fotovoltaica. Una stupidaggine senza limiti, proprio una cosa inaudita di uno che dovrebbe essere preso a calci nel culo, non fare l'assessore. Il quale diceva no, ma dobbiamo sgarbi a torto, non perché non sia evidente che il paesaggio viene rovinato, ma perché è una rinuncia che dobbiamo accettare per avere l'energia pulita. Una serie di stronzate senza precedenti. E quella posizione che mi ha visto particolarmente in conflitto in un incontro di qualche anno fa a Polignano, oggi è addirittura superata dallo stesso Presidente della Regione, che si è reso conto che proliferare del fotovoltaico e soprattutto delle torri eoliche in Puglia è stata la distruzione di un paesaggio tra i più belli d'Italia. Ma qualunque paesaggio in Italia è bello, quindi questo vale anche per il Molise, per la Basilicata. Non è che se il meridione è delle mani della 'Ndrangheta o della Camorra e se soprattutto è legato a una miseria a cui occorre porre rimedio, la soluzione è quella di svendere il paesaggio e farlo distruggere, che è la risorsa principale per cui uno viene a vedere questi luoghi bellissimi. Volevano mettere addirittura sul golfo di Policastro, cioè delle cose da prendere a calci con i magistrati del tutto indifferenti, perché è una battaglia che va condotta fino a che non sarà riuscita a estirpare l'ultima paleolica, non solo non farne più mettere, ma estirpare quelle che dovunque inquinano paesaggi meravigliosi, soprattutto nei luoghi più remoti dove magari c'è meno ragione di andare, ma quando si arriva si vorrebbe sentire l'integrità di quei luoghi. Senti Vittorio, ad un critico della tua acutezza e anche ormai della tua esperienza, una domanda, questa domanda non può essere evitata. Da Schlegel in poi l'arte è stata concepita come immagine del bello. Poi ad un certo punto sono proliferate le sculture di sale, i diti medi messi, installati nelle piazze pubbliche del paese e più in generale, se volessimo tentare di rintracciare un connotato complessivo, una tecnica esasperata che dimentica i contenuti, dimentica il postulato principale che l'arte è indicibile, è ineffabile. Ecco, sul punto qual è la tua posizione? Beh, l'ho rappresentata in 40 anni, ma il tema è un tema fondamentale dell'estetica, cioè che l'idea che l'arte debba rappresentare la condizione dell'uomo in una certa epoca ha legittimato le avanguardie a qualunque sperimentazione e soprattutto a qualunque restituzione del dramma dell'uomo attraverso l'arte. C'è addirittura uno che si è tagliato i coglioni in scena ed è morto perché quella per lui è la rappresentazione della sua idea dell'arte. Questo è avvenuto a Kassel nel 68, mi pare, per cui abbiamo vissuto e viviamo anni in cui si ritiene che l'arte non debba essere, come per l'ultima volta l'ha concepita appunto Mercadante, cantando l'idillio della bellezza dei luoghi, ma che invece l'arte debba esprimere la crisi dell'uomo, la sua tragedia, e allora che mentre letteratura basta descriverla, quindi molti autori di letteratura hanno detto delle cose, pensiamo a Kafka, molto angosciose, anche l'arte debba rappresentare un aspetto particolarmente drammatico o critico, per cui le sperimentazioni servono a restituire la condizione dell'uomo nel nostro tempo. È possibile che sia così, quindi che alcune sperimentazioni siano radicali ed estreme, però c'è anche da paventare il rischio che diventino invece un gioco, un estetismo costruito alla rovescia, e quindi è troppo complicato parlare delle esperienze dell'arte contemporanea in tempi in cui la creatività è così diffusa e ognuno pensa di avere il diritto di dire quello che vuole e di fare quello che gli pare. Per cui si è arrivati, non per caso, ed è emblematico, ma registrato tra le opere del nostro tempo, alla merda d'artista, che è una scatoletta di merda che tu devi prendere atto che esiste, non puoi neanche dire non mi piace, c'è, è diventata una provocazione. Naturalmente, andando avanti in questa direzione, si rischia di ridurre l'arte a un conato dei drammi di ognuno, che è un'ipotesi, ma io mi sono messo contro molte di queste posizioni quando ne ho inteso non la paradossale ironia o la provocazione, come nel caso della merda d'artista, ma il compiacimento, la provocazione facile. E questo ovviamente è molto diffuso, è anche difficile distinguere quello che può avere un senso da quello che invece non ce l'ha. Certo, il nostro tempo è il tempo
Novecento che abbiamo alle spalle, il secolo breve e il tempo della persecuzione degli ebrei, una cosa talmente clamorosa che legittima il dolore di cui ogni artista può diventare interprete. Un modo è quello di Soutine di interpretare quel dolore, un altro è quello di chi invece vuole rappresentare quasi un teatro dell'angoscia, che naturalmente tempi così complicati e vite così tormentate legittimano. Quando si vede quello lì che taglia la testa al giornalista, si pensa che un'opera d'arte, l'ha già fatto Caravaggio questo, Caravaggio l'ha dipinto, ma un artista può pensare di dover seguire quell'immagine e produrre qualcosa che abbia quello stesso significato, e non gli puoi dire che sbaglia, puoi avere qualche dubbio sul fatto che magari lui approfitti del male, però è un tema troppo complicato per dare una soluzione univoca. L'idea che qualcuno, come il grande artista vivente López García, mantenga rigore nell'immagine è un conforto, però un altro può dire: io questo rigore non lo voglio, perché è comunque una forma di compiacimento di accademia, quindi voglio distruggere tutto. E a quel punto una visione nichilista o tragica che alcuni artisti hanno rappresentato e che è impossibile liquidare senza una riflessione, però è un tema estetico molto complesso in cui c'è il gioco dell'equivoco, il gioco della finzione, il gioco della provocazione, il gioco del compiacimento, ma qualche volta c'è anche la verità della tragedia. Avvocato Maldonato, presidente dell'associazione Oltre Pisacane, c'è stato questo incontro importantissimo con Vittorio Sgarbi, anche il tempo è stato clemente, perlomeno questa sera, una rassegna oltremodo positiva, Sapri Cultura Art 2014. Beh, per quanto ci concerne, anche se avremmo voluto fare tante cose di più, siamo appagati, concluderemo degnamente la parte, per così dire, estiva venerdì prossimo in piazza San Giovanni a Sapri alle 21.30 con il processo a Ferdinando II di Borbone, che è un modo per cominciare a realizzare le finalità più proprie del nostro sodalizio, che sono, come è scritto nel nome, quello di recuperare la ampiezza, la intensità, la profondità del nostro passato, del passato risorgimentale, svelando il ruolo fondamentale che Sapri e il Golfo di Policastro hanno avuto nella determinazione degli eventi che hanno portato all'Unità d'Italia. Pochi sanno che, per esempio, Ferdinando II di Borbone è venuto a Sapri un bel giorno del 1852 per far visita al prete Vincenzo Peluso, ormai morente, che lui aveva già gratificato di un vitalizio ammettendolo ai fastigi della corte reale, per ringraziarlo del massimo servizio che il prete gli rese, decapitando il capo, se mi consente il bisticcio, della rivoluzione cilentana, Costabile Carducci, che nel luglio del 1848, dopo che Ferdinando aveva denunciato la Costituzione concessa a gennaio e chiuso il Parlamento, era andato in Calabria nel tentativo di organizzare una marcia su Napoli per il ripristino della Costituzione. Ad Acqua Fredda venne trucidato e Ferdinando lo ricompensò con le prebende che le ho detto, perseguitando tutti i giudici che aprirono un'inchiesta sul caso. E quindi venerdì ci sarà una sorta di processo su un episodio vero e proprio, su questo episodio e su tutto. Dove lei interpreterà ovviamente il pubblico ministero della causa. Non c'è alcun dubbio, dove io sosterrò le ragioni dell'accusa che saranno contrastate da un autorevole rappresentante della difesa che è affidata a Pino Aprile, che della restaurazione delle idee, dei simboli e della storia dei Borboni ha fatto
parte non trascurabile della sua ricerca e del suo lavoro letterario. Una drammatizzazione, un recital che poi saranno anche aggraziati, per così dire, dal regista Gaetano Stella. Ma torniamo a quello che l'associazione Oltre Pisacane, perché prima il sindaco ha detto una cosa importante. Io prima di lei ho ascoltato anche il primo cittadino di Sapri, il quale si è detto molto orgoglioso di aver contribuito anche quest'anno al connubio con l'associazione Oltre Pisacane, che continuerà anche in futuro, semmai studiando qualcosa di ancora più importante. Ma per quanto ci concerne, noi continueremo, siamo sorti come associazione fondata sul volontariato, andremo avanti con questo spirito, anche se vorremmo istituzionalizzare l'associazione facendola diventare una fondazione, per modo che attorno all'associazione si possa costruire una vita culturale di tutta la città, che ahimè fino a questo momento è mancata, è tristemente mancata. È grazie a noi, lo dico senza evidentemente autocelebrazione, che da qualche anno a Sapri si riparla di libri che dentro Sapri hanno ripreso a circolare i libri e i cittadini sembrano, sia pure parzialmente, soddisfatti. Contagiati, positivamente contagiati dall'attenzione per i libri e per quello che i libri raccontano. Per concludere, mi corregga se sono in errore, credo che per la prima volta si cerca anche di avvicinare quello che è il popolo studentesco, i giovani, perché io ho ascoltato, ho seguito con attenzione quello che è stato il programma, c'è un ultimo incontro della rassegna con il filosofo Umberto Galimberti, che è stato spostato tra settembre e ottobre proprio per favorire l'afflusso dei giovani. Esattamente, abbiamo ritenuto che Galimberti dovesse essere fruito, per così dire, dalla collettività studentesca, dai nostri giovani che non lo conoscono e che da una sua lezione magistrale possono ricavare degli spunti, delle ragioni per approfondire i temi della vita che sono l'oggetto della filosofia di Umberto Galimberti. Giuseppe Del Medico, sindaco di Sapri, serata praticamente conclusiva per quanto riguarda Sapri Cultura Art 2014. C'è stata la lezione tanto attesa di Vittorio Sgarbi, slittata di qualche giorno causa maltempo, una rassegna che sicuramente si è chiusa in modo positivo. Ma indubbiamente una grande iniziativa tutta nel suo complesso, che ha dato la possibilità di incontrare delle vere veri protagonisti del dibattito culturale italiano. Di questo ovviamente va dato merito all'associazione Oltre Pisacane, che è riuscita davvero a trasferire alla città una dimensione che va oltre i confini del Golfo di Policastro. Molta qualità, molti spunti di riflessione. E stasera poi anche davvero una piacevole ora di un viaggio. Sgarbi ci ha fatto davvero fare un viaggio nel Rinascimento, nelle sue parole, nella sua lettura non solo breve, ma che ha lanciato un progetto importante su Mercadante, dall'altra parte un viaggio sul Caravaggio eccezionale. E quindi noi rilanciamo, ne parleremo a settembre con l'associazione per mettere giù un nuovo progetto per il prossimo anno. Noi abbiamo un accordo di collaborazione con l'associazione Oltre Pisacane che vale 3 anni e proveremo a mettere giù un progetto ancora più ambizioso, raccogliendo anche la sfida che il professore Sgarbi ha lanciato, quella di ridare la giusta dimensione a Mercadante, alla sua opera e alla sua capacità di essere anche un veicolo importante per il rilancio culturale del Golfo di Policastro e del Cilento. Un connubio che dunque continuerà, quello tra amministrazione comunale e Oltre Pisacane. E proprio sull'ultimo punto io volevo farle la domanda conclusiva dell'intervista. Ecco, Sgarbi un po', tra virgolette, l'ha sfidata, l'ha stimolata a fare un qualcosa in più per mettere in rilievo Biagio Mercadante e soprattutto la valenza che questo pittore ha e probabilmente, cioè meriterebbe, probabilmente non ha.
ma è indubbio, lo faremo e lo faremo proprio chiedendo a lui di guidarci per mano in questo percorso. A me è una cosa che mi tocca particolarmente, a Sapri tutti sanno che molto molto tempo fa, molto molti anni fa, c'è stato qualcuno che aveva iniziato un percorso in questo senso, aprendo una galleria d'arte, Biagio Mercadante. Ecco, questo qualcuno è mio zio, e quindi per me anche affettivamente mi lega a questa cosa, perché sono convinto che dobbiamo fare molto e lo faremo con l'aiuto di Vittorio Sgarbi, che ha dimostrato un legame profondo. Guardi, un personaggio come Vittorio Sgarbi, che ritorna per il secondo anno nello stesso posto, che costruisce rapporti di amicizia, che si lega a un territorio, è anche un motivo di orgoglio per l'associazione, per i suoi componenti, perché significa che riescono a radicarsi anche con questi ospiti, e questa è una bella cosa.